Io voglio parlare di internazionalizzazione e localizzazione, per i temi plugin. Ho fatto questo speech a Berlino e mi sono reso conto che c'è interesse e non è così da principiante come mi aspettavo la tematica. Oggi credo ci sono sempre più clienti che, come prima domanda, c'è. Va bene, voglio un sito in più lingue. Ok, e ti devi rendere conto come puoi creare i tuoi plugin e temi per avere un prodotto adeguato. Mi presento un attimo, cioè il mio collega Giustino ha detto qualcosa, che sono uno sviluppatore web da quasi 20 anni e da 10 anni sono in Italia, per questo. Parlo, credo, spero abbastanza bene italiano e mi sono un paio di anni fa innamorato in WordPress e poi mi sono anche specializzato come sviluppatore per WordPress e sono anche abbastanza attivo nella comunità community di WordPress di Milano e, per organizzare, essere co-organizzatore dei meetup di Milano. Ok, cominciamo con questa parte bella. Vediamo sempre di più questi. Non ho trovato una traduzione per queste cose. In English, numero NIMS. In pratica si tratta di parole che sono così lunghe che non nessuno ha voglia di scriverle. E mettono invece della parola intera, mettono il carattere iniziale e quello della fine e tutto quello che manca come numero. No? Questo è nato negli anni 70, quando c'erano ancora i VEX machine, non lo so se qualcuno di voi sa che cos'è, c'erano dei username e dovevano essere al massimo 8 caratteri, ma c'erano anche tabelle, file, tutte queste cose, massimo di 8 caratteri. Quindi c'erano gli sysadmin che si sono inventati delle cose tipo questo. E c'è questa storia di un sysadmin della DEC che doveva accorciare il nome Scherpenhausen e ha deciso di fare una S12N che era un po' più conveniente. Questi cinque sono internationalization, localization, globalization, che sarebbero tutti e due insieme, i primi, accessibility e personalization, è una newcomer. Sì, e questo I'm lost è la prima cosa che ti senti così, no? Tutto questo, magari ti immagini un testo fatto così, dici, ok, è stato bello. Ok, parliamo di I18N e poi anche di L10N, che cosa è veramente la differenza, no? Che viene usato così anche in WordPress è abbastanza, non è esatto come viene usato. Ma I18N è il processo quando tu prepari un prodotto per la traduzione, no? Tutte le cose, tu rendi il prodotto traducibile o più facile da tradurre, o ti accerti che puoi usare anche UTF-8 o tutti questi caratteri che servono nella lingua che magari hai già in mente. E poi c'è questo modo di dire, ok, dopo, it can be done, no? Possiamo cominciare a tradurre. E questo di solito è il campo proprio dei sviluppatori, che sono loro che sanno fare questa preparazione. Poi c'è L10N, localization, e questo è il processo dopo. Il prodotto è traducibile e possiamo preparare il prodotto e questo è il campo dei traduttori normalmente. No? Loro possono usare dei tool che hanno per poi usare la nostra preparazione per creare questa traduzione del prodotto. Ok, cominciamo con la prima zone, la zona dei sviluppatori, che pare che, o almeno io ho la sensazione, che ci sono tanti sviluppatori che magari non hanno
non sentono il bisogno di farlo o credono che è molto complicato fare tutto questo. Ma la preparazione è veramente facile. Cioè abbiamo tre funzioni che possiamo usare, che underscore, che ci fa tornare una stringa, mettiamo dentro una stringa in inglese magari, e poi diciamo che quando la traduzione è fatta e ci fa tornare una traduzione nostra, la possiamo usare nelle nostre variabili. E underscore e funziona esattamente così, solo che stampa subito fuori la stringa. Lavorano insieme. Underscore n sembra una funzione che tanti lo evitano, però magari perché non hanno capito bene che cosa fa. E infatti che questa funzione si aspetta anche un valore che si può passare, un numero, in questo caso stars. Se stars è 3, decide di usare il plurale, che è la seconda stringa. Se stars è 1, usa la prima. Così possiamo tranquillamente evitare avere delle stringhe strane, tipo 1 versioni, roba di questo tipo. No. E quindi non è veramente difficile usare una funzionalità di questo tipo. Però, come sviluppatore, dobbiamo anche preparare il tema o il plugin che deve caricare la traduzione poi fatta. No? E in questo caso abbiamo per il tema abbiamo load theme domain e per il plugin abbiamo load plugin text domain. E tutti e due hanno il loro momento quando si deve caricare, il hook per il tema è after setup theme e quello per il plugin, plugins loaded. È abbastanza importante usare questi e non init, perché init è già troppo dopo. E ci sono stringhe che non vengono tradotte, ci sono ogni tanto delle persone che dicono non funziona, ma in realtà è così, che init è un hook che l'autenticazione è già stata fatta, che l'user è già fatto già login e tutte queste cose, è già chiaro che chi è dentro in WordPress, anche se non abbiamo ancora reso o renderizzato la pagina. E sì, andiamo avanti. Le prime tre funzionalità che ho nominato, underscore n, hanno anche dei cugini che funzionano abbastanza simile, solo che in questo caso si può dare un contesto, e questo può essere interessante quando avete due template che magari devono essere leggermente o diverso tradotto, o quando magari c'è un sostantivo, tipo in italiano è omonimia, può essere? Sì. Che sono due parole che hanno un senso diverso, no? Tipo ho letto imposta, per esempio, c'è una tassa, ma poi c'è anche un altro oggetto, non mi ricordo più di cosa sia. Però questo può essere interessante, e vediamo anche un attimo dopo nella parte dei traduttori. Poi abbiamo delle funzionalità che sono combinazioni di tutto questo, più le funzionalità che rendono abbastanza sicuro il nostro output nell'HTML per attributi o anche per cose che magari stampiamo fuori per user, che l'user input direttamente fuori, magari meglio fare un escape. Poi abbiamo due funzionalità per dati e numeri che sono abbastanza facili da usare. In questo caso date i18n, si può usare addirittura anche la option del date format e stampare fuori la data, non come si aspetta un madrelingua. E anche numeri, la stessa identica cosa, che così abbiamo magari anche la formattazione se facciamo una traduzione in francese, dove 1000 è uno spazio invece del punto e queste cose, no? Anche il JavaScript. JavaScript si può usare tecniche come si usa underscore templates insieme con backbone views e tutte queste cose. Là si può usare le tecniche di prima, ma se restano ancora delle stringhe c'è sempre WP localized script che si può creare un hashmap con la traduzione, questo viene già caricato nel momento quando veramente viene
inserito anche il file JavaScript nella nostra pagina. Ok, poi abbiamo anche, se guardate un po', proprio nei core file di WordPress, ci sono un paio di funzionalità dentro che sono veramente interessanti, tipo get locale, che ti fa capire che lingua è caricata in questo momento, ma anche get available languages, che sono delle lingue che abbiamo, e underscore n no operation, che anche questo è abbastanza interessante, però faccio già una cosa un po' più oscura, che magari non serve tutti i giorni. Ok, andiamo nella, un attimo anche nella translator zone, che in un mondo ideale la vita del traduttore è abbastanza tranquillo, no? A questo punto il sviluppatore è abbastanza bravo, ha creato i nostri file di traduzione, per noi è tutto bello, cominciamo a lavorare, in questo caso PoEdit, che noi usiamo in azienda, che funziona bene su Windows, Linux, Mac, eccetera. E così possiamo dare supporto anche a persone che magari non sanno ancora usare il tool. Però può anche essere che il nostro sviluppatore non ha neanche tanto lavorato, magari ha solo copiato il file, che si può anche fare. Quindi in questo caso è abbastanza furbo andare un attimo nel catalog properties e controllare un po' i valori, no? Se vanno bene o no. E questo serve quando vogliamo usare anche la funzionalità aggiorna di PoEdit per automaticamente tirare dentro le nuove stringhe che magari ci sono durante lo sviluppo, sono delle stringhe in più. E qui, questa è una cosa che spero che, tanto che i traduttori non devono fare, che facciamo noi sviluppatori, che facciamo capire PoEdit come deve sgannerizzare tutto questo, no? Che si vede delle funzionalità tipo underscore n, che si deve anche aggiungere i parametri, così capisce bene che cosa devo usare di questo di questa impostazione. Poi così si presenta almeno un PoEdit l'interfaccia. Questo è uno una stringa regolare abbastanza normale. E questo è già una con il contesto, no? Che abbiamo la stessa identica stringa come prima, solo che si capisce nelle brackets c'è scritto, ha segnalato PoEdit il nostro contesto che abbiamo inserito prima. Questo è poi l'input per un underscore n, che è leggermente diverso, però si capisce anche qua, credo che anche per un traduttore, hai fatto vedere una volta questa interfaccia, capisce benissimo che cosa deve fare. E, ah sì, prima non ho fatto notare che in Escape HTML e Escape Attributes c'era anche un commento dentro che comincia con translators e due punti. E in questo caso possiamo dare al nostro traduttore anche un messaggio, come qua, here's a message for you. Questo è abbastanza utile quando avete magari una stringa molto lunga come un disclaimer, queste cose, si potrebbe magari usare in questo caso non la stringa completa, ma la parola disclaimer, e metti una nota dentro così almeno il traduttore capisce che cosa deve inserire in questo caso. E sono alla fine, che bene, non avevo neanche bisogno delle mie note. Okay. Bene, se ci sono domande abbiamo un po' di tempo. Potresti spiegare la differenza tra il contesto e le note, perché non ho capito bene. Ah, ok. Allora, il contesto vedi così, no? Hello dear user. E il contesto. In questo caso ho inserito io come stringa. Questo era proprio qua. With context. Questo può essere qualsiasi stringa, no? Può essere, non lo so, che lo spieghi un po', sostantivo usato. E invece qui vedi translators, due punti, here's a message for you. La differenza è solo questo, che io posso dare al traduttore un messaggio proprio esplicito, no? Posso dire che ok, questo how are you lo faccio solo al mattino, una cosa così, non lo so, è un esempio, no? Da PoEdit, sì,
Lo vedi poi? La nota per i traduttori a destra. Io usavo il contesto per questo scopo qui perché non sapevo che rispondere. C'era una vecchia versione di PoEdit che non faceva vedere queste cose, si doveva anche fare una configurazione a parte di tutto questo, però credo le nuove versioni sono tutti vanno abbastanza bene per questa cosa. Altri tool, sì, altri tool non conosco tanto bene. Io traduco, sì? No? Per l'italiano, e mi chiedo, c'è e le note dei traduttori, le note di sviluppo, quelle che vengono messe per i traduttori sono fondamentali alcune volte. Sì. Per riuscire a capire dove è collocato una certa scritta. Sì, sì, sì. C'è un modo per obbligare gli sviluppatori a scriverle? Sì, puoi dire che non c'è il bonus, metti uno dietro con la frusta e sì, non lo so. Allora, noi cerchiamo di farlo, siamo Giustino e il mio collega che lavoriamo insieme, no? E cerchiamo di essere molto, perché ogni tanto dobbiamo anche noi tradurre, che io sono l'unico tedesco in azienda, quindi quando si parla della versione tedesca nostra, tocca a me, e quindi io so un po' che cosa prova un traduttore, no? Poi io posso anche con la, quando hai il codice e lavori con PoEdit in questo modo, puoi cliccare sempre col mouse destro e entrare nella riga del codice. Quindi capisco il contesto. Però so benissimo che è una cosa molto difficile, no? Soprattutto perché spesso sono delle stringhe che se non sai quando vengono stampate, è impossibile tradurre bene. O fai la traduzione e poi fai il secondo lavoro dopo che ti arrivano e dicono guarda che cosa fa la stringa. Dici non ha senso, sì, ma non sapevo. No, conosco bene questo problema, però questo è un po'... Sì, magari con le note si potrebbe aiutare un po'. Quindi tutti i traduttori da oggi mettono delle note per i translators, che fa bene. No. Altre domande? Nelle impostazioni di PoEdit, nella lista delle funzioni, di fianco al nome delle funzioni, sì? Underscore X, underscore AX, c'erano due punti e un punto, sì? E due C. Sì, sì, sì. E questo è proprio fa capire che cosa sono, se non, sono magari valori che PoEdit trova in ogni caso. E poi ci sono anche quelli che possono essere, ma magari c'era un valore già preimpostato, quindi non per forza viene usato questo valore. Così PoEdit sa anche usare bene questa cosa. Però dopo questa slide alla fine ho messo anche una lista dei link, quindi credo che ho messo anche questa pagina dove si trova un po' la spiegazione di questo. No. E poi sì, so, facciamo anche noi che copiamo dei file così non dobbiamo tutte le volte sì, con queste cose. Ok, grazie Dennis.